Ciao a tutti e bentornati da King LED. Oggi vi mostro e vi parlo dei profili in alluminio. Cosa sono i profili in alluminio? Allora, i profili in alluminio sono delle strutture in alluminio, in acciaio, che hanno il compito di dissipare le strisce LED. Una striscia LED, come vedete, è fatto con PCB e rame che serve per la dissipazione. I LED non hanno modo di dissipare il calore, quindi se lo si installa su un profilo in alluminio in modo che questo per conduzione dissipa il calore e mantiene una lunga durata alle strisce LED. Quali sono i profili? Allora, sul mercato esistono tantissimi tipi di profili. Qui abbiamo un profilo a U semplice che possiamo utilizzare come appoggio, un profilo angolato per l'installazione ad angolo e profili anche per l'incasso. Come vedete, le alette di norma viene chiamato ad omega per la sua forma ad omega e vengono installati per da incasso. Fate finta che questo è un pannello di cartongesso, questo viene utilizzato e lo si incastrano. Cosa li differenzia? I profili differiscono dalla loro forma, dal loro utilizzo e dai vari accessori che lo compongono. Qui per esempio abbiamo due tipi di cover. Questa è una cover slide che per l'installazione si inserisce direttamente sul profilo. Abbiamo queste cover che sono le cover a click, si appoggiano sopra e si clippano. Le cover possono essere opache, possono essere bianche, traslucide, trasparenti e nere. La loro differenza sta nella percentuale di trasparenza della luce. Per esempio, un coperchio come questo opalino va a coprire un 15-20% della luminosità di una striscia LED installata. Come scegliere un profilo? Se voglio appoggiarlo semplicemente sul cartongesso, prenderò un profilo ad U. Se io volessi installarlo a incasso, prendo un profilo da incasso. Se devo installare, ad esempio, un profilo su due parti di muro, come questo qui, ad esempio, prenderò un profilo ad angolo che si installa semplicemente così. Quali potrebbero essere le differenze tra un profilo e l'altro? Allora, qui per esempio abbiamo due modelli di profilo, uno più grande e uno più piccolo. Anche qui abbiamo due tipi di profilo da incasso, uno più grande e uno più piccolo. La differenza principalmente è la loro capacità di dissipazione e la zona di supporto per le strisce LED. Se io ho una striscia LED come questo, che misura 8 mm, posso installarlo tranquillamente in un profilo come questo, dove ha un 10 mm di supporto e posso installarlo. Ma se io invece avessi una striscia LED molto più larga, per esempio questa è una striscia LED con PCB da 15 mm, non posso prendere un profilo come questo e installarlo. Come vedete non si appoggia bene. Se non si appoggia bene non c'è dissipazione. Allora si deve ricorrere a un profilo un po' più grosso, tipo questo, dove qui abbiamo un 14 mm di spessore più l'inclinatura interna per il cavo e quindi la striscia LED, guardate, si appoggia perfettamente. Ok, in questa maniera se io dovessi installare questa striscia LED su questo profilo, la striscia dissipa il calore. La stessa cosa qui abbiamo un profilo più largo, la striscia LED entra perfettamente, ma se prendo lo stesso profilo che ha un diametro, chiamiamolo la larghezza è minore, come vedete non si installa. Come si sceglie il profilo o come si sceglie la striscia LED? In base al tipo di larghezza del PCB. Questo viene chiamato PCB e la sua larghezza. Di norma è standardizzato 8 mm, 10 mm, 12 mm o 15 mm di larghezza. E in base al tipo di larghezza si deve prendere un profilo che sia idoneo. Questo è una scatola tester che la King LED ha realizzato per i suoi rivenditori. Qui ci sono tutti i vari tipi di profilo. Ogni profilo ha un suo utilizzo specifico, ovviamente ogni profilo può essere adattato in base ai vari tipi di utilizzi. Ovviamente basta avere un po' di fantasia. Questo è un profilo che potete utilizzarlo sia per l'installazione ad angolo, ma potete pure creare delle strutture come la sospensione per l'illuminazione di prodotti, diciamo, non so, di design, di boutique. Potete utilizzare
questo qua per creare un'installazione per illuminare le scale. Questo è un profilo che si chiama Step e vi permette di installarlo sulle scale. Ogni profilo viene chiamato con proprio nome. Per esempio, il profilo che vi ho fatto vedere prima, angolato, questo è un corner 14. Corner 14, il 14 sta per la larghezza all'interno. Poi abbiamo anche il corner 10, che sta per la larghezza all'interno della versione più piccola. Quindi se avete una striscia LED che misura 8 mm, acquistate tranquillamente un corner 10 come profilo. Ma se avete una striscia LED come quella che vi ho dimostrato, questo qui, da 15 mm, ovviamente se comprate un corner 10 non vi entra. Quindi si va a scegliere profili come corner 14 e corner 27. Le uniche due caratteristiche che dovete prendere di riferimento per l'acquisto di un profilo è la larghezza del PCB e l'utilizzo che devo fare. Se devo fare un'installazione da incasso, scelgo i modelli da incasso e valuto semplicemente la larghezza della striscia LED. Questa è una scatola di test che potete richiedere solo per i rivenditori da King LED. Quindi dopo un acquisto potete richiedere una campionatura di questo qui e ve lo possiamo mandare. Grazie.